lupo è un antenato del cane domestico. E quindi cacciava in branco. Ogni branco è guidato dalla coppia alfa, dal maschio capobranco e la femmina alfa. Dal lupo ai fenicotteri, dalle lepri alle istrici, passando per linci, aironi e cinghiali. Studio il cinghiale e il cervo. Hai studiato molto allora? Sì, ora stiamo studiando ancora. Così si può scoprire la mostra permanente della fauna selvatica che si trova nel Palazzo della Provincia di Arezzo, guidati da ciceroni speciali. Si tratta del progetto Mettiamoci in Mostra. Gli animali ovviamente attraggono sempre i ragazzi e quindi questo è un progetto nato appunto per incuriosire i nostri ragazzi, quindi, ma soprattutto per dargli alcune competenze, e le competenze qui vengono acquisite con lo studio e l'approfondimento degli animali, ma soprattutto con il momento di socializzazione nel accogliere i turisti che vengono a vedere questo splendido museo, dove ogni ragazzo ha un suo compito, partendo dall'accoglienza fino alla spiegazione degli animali che scelgono. È bello accogliere le persone che vengono a vedere questo bellissimo museo? Sì. Ti diverti? Sì. Abbiamo 7 ragazzi che partecipano a rotazione, stamattina li abbiamo quasi tutti e vengono molto volentieri e soprattutto si impegnano a studiare e ci tengono a fare bella figura con il turista.